del bagno mia sorella, che aveva tutta l'aria di voler continuare il suo monologo per sottolineare che, da quando reggevo la condizione di disoccupata laureata, ero peggio di quando occupavo la posizione di studentessa di lingue straniere, convinta che conquistato un 110 e lode potessi andare ovunque. E dai, Raffi, solo un momento, lo sai che soffro di colite nervosa, 2 minuti e sono fuori, promesso. Raffi si era allontanata. Avevo sentito i passi avviarsi verso la nostra camera. Mi ero seduta sul bordo della vasca e attendevo il risultato. La stecchetta iniziava a colorarsi. Il cuore batteva fuori dal torace. Una striscia rossa, negativo. 2 strisce rosse, positivo. Avevo atteso qualche settimana, o forse più, prima di decidermi a barcare la soglia di una farmacia scelta a caso, fuori zona, per non essere riconosciuta. C'ero entrata a testa bassa, con la coda tra le gambe, come se fossi l'ultimo criminale sulla faccia della terra. Con voce soffocata, avevo chiesto un test di gravidanza. Dopo aver pagato e afferrato il sacchetto di plastica velocemente, ero uscita nascondendolo in una delle tasche più profonde della borsa. Avrei voluto che la notte che mi aveva separato dalle ore di attesa per effettuare il test non fosse mai trascorsa. Avrei voluto che quella notte nella mia vita non fosse mai esistita. Notte in cui non avevo letto. Come potevo leggere? Cosa potevo leggere? L'angoscia marciva nello stomaco da 15 lunghi maledetti giorni, con il ricordo dei dolori mestruali, il sudore delle vacanze del mese spensierato d'agosto, con Raffi che camminava al mio fianco al rientro dalla spiaggia e mi ripeteva che era normale sentirsi in quel modo, col caldo e il ciclo mestruale in agguato. Mi convincevo che Raffi aveva ragione.